La tappa toscana che si corre quasi esclusivamente in territorio toscano, cioè la Firenze, Bagni di Romagna, arriva in Romagna, ma insomma soltanto per qualche chilometro finale, credo che sia una bella tappa, una tappa interessante. Possiamo quasi dire, Mauro, che se dal punto di vista quantitativo appunto non sono tante le tappe in Toscana, come hai detto te, però dal punto di vista qualitativo lo spettacolo che regalerà questa tappa che parte da Firenze e arriva a Bagno di Romagna sarà sicuramente eccezionale perché è un tappone appenninico, possiamo dire, come forse non si vedeva da un po' di tempo, almeno negli ultimi anni, al Giro d'Italia. Sappiamo dei tapponi dolomitici, dei tapponi nelle Alpi, ma negli Appennini ci sono sì state tappe con arrivo in salita, ma non così dure, Sì, possiamo dire. non ha niente da invidiare ai tapponi dolomitici perché prevede quattro gran premi della montagna con passi che sono famosi a tutti i ciclamatori della zona, tutti noi sono fatti Sì. È con grande, almeno io con grande vero, è fatica, un vero. po' di volte, parte da Firenze e i ciclisti faranno il passo della Consuma. 15 km di salita circa da Firenze con un dislivello di un migliaio di metri, grosso modo, poi andranno al Passo della Calla, che è altri 16 km di salita con un dislivello di sui 700 metri più o meno, poi il Passo del Carnaio, dove si toccheranno punte dell'11% come pendenze, anche qui 11 km di salita. E per finire con le salite di quella tappa ci sarà il Monte Fumaiolo a 1347 metri con picchi al 12%, 22 km di salita. Una salita che, essendo lunga, sale piano piano per la stragrande maggioranza del suo percorso, poi però ha un'impennata finale. La caratteristica di questa tappone di montagna è che finisce in discesa, perché dal cimo al Monte Fumaiolo fino ai Bagni di Romagna è una bellissima discesa dove i discesisti potranno dire la loro e siamo stati abituati negli ultimi tempi del ciclismo a capire che le tappe non si vincono soltanto in salita, ma anche la discesa. Anche in discesa si possono prendere dei distacchi importanti.